Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento della rubrica Grandi donne offuscate dalla storia del canale Penelopeide. Oggi vi propongo questo volto, che penso ben pochi riusciranno a riconoscere, eppure vi assicuro che questa donna ha inventato il gioco da tavolo più famoso al mondo, ispirandosi ad una filosofia economica innovativa e progressista. Lei, Elisabeth Magi, e il gioco in questione è niente poco di meno che il Monopoli, che dal 1935 è giocato in 111 paesi e tradotto in ben 44 lingue. Il nome più comunemente associato all'invenzione del Monopoli è quello di un uomo tale Charles Darrow, un disoccupato che dopo la grande crisi economica del 29 ha venduto il brevetto alla casa editrice di giochi da tavolo dei fratelli Parker, diventando il primo milionario della storia dei giochi. Il Monopoli di Darrow, nella versione che tutti conosciamo, prende il nome proprio dal sistema economico del monopolio e ha come scopo finale quello di concentrare il controllo assoluto del mercato immobiliare nelle mani di un solo imprenditore. Il supermonopolista, simboleggiato dal ricco zio Pennybag. In realtà, come si è scoperto anni dopo, la vera storia del Monopoli è molto diversa. Il gioco originale venne inventato proprio da Lizzie Magi nel 1903 e aveva uno scopo opposto a quello del Monopoli che conosciamo, ovvero mostrarci proprio i danni e le ingiustizie dei monopoli capitalistici che in quel tempo andavano affermandosi. Lizzie era una donna colta, di idee progressiste e femministe, e inventò la prima versione del gioco con il nome Landlord's Game, il gioco del latifondista, per insegnare e diffondere il georgismo, una filosofia economica ispirata a Henry George, autore di Progresso e Libertà, un libro in cui George sosteneva che tutto quello che si trova in natura appartiene all'intera umanità. Quando nel 1906 il gioco del latifondista venne divulgato, i giocatori potevano scegliere due versioni, quella competitiva in cui si vinceva accumulando ricchezze e quella opposta, cooperativa, in cui le ricchezze venivano condivise e tutti stavano meglio. In intervista al Tempo, Lizzie dichiarò: "Tra poco tempo gli uomini e le donne scopriranno che sono poveri a causa dei grandi monopoli di Carnegie e Rockefeller." Vari anni dopo, Darrow scoprì il gioco del latifondista, decise di perfezionarlo e commercializzarlo. Ricevette l'assenso dei fratelli Parker, che si decisero a comprare il gioco, e contemporaneamente decisero anche di comprare per appena $500 il brevetto originale di Elisabeth Magi, la quale sperava che finalmente le sue idee antimonopoliste potessero diffondersi. In realtà fu messo in commercio soltanto il Monopoli nella versione competitiva di Darrow. Nel 1936 Magi si rivolse ai giornali facendosi fotografare con il suo gioco originale, per dimostrare di essere lei la vera inventrice, ma fu tutto inutile. Morirà subito dopo la guerra e verrà dimenticata per anni, fino a quando nel 1973 un professore di economia condusse delle ricerche e scoprì la figura di Elisabeth Magi. 10 anni più tardi, e quindi siamo negli anni Ottanta, la Corte Suprema darà ragione al professore di economia e la figura di Lizzie inizierà ad essere riscattata. Oggi sono tutti d'accordo nel dire che Charles Darrow non ha inventato il Monopoli, ma è colui che lo ha trasformato in un successo commerciale di proporzioni mondiali. Ancora una volta, una donna derubata del suo ingegno e del legittimo frutto della sua creatività. Se questa storia vi è piaciuta e se siete interessati ad altre storie di donne eccezionali offuscate dalla storia, iscrivetevi al canale e continuate a seguirmi. A presto e cari saluti da Penelope Roberta.